Oltre 35.000 cittadini riminesi possiedono un nuovo documento elettronico che sostituisce la vecchia carta d'identità. Una volta sistemato da parte del Ministero il problema, nella tarda primavera del 2017, il Comune di Rimini ha potuto iniziare a rilasciare nuovi documenti di identità elettronici. 4.497 nei rimanenti mesi di quell'anno, 17.330 nel 2018, 13.432 il 3 settembre del 2019. 13.432 al 3 settembre di quest'anno, per un totale di 35.259 carte di identità elettroniche che stanno sostituendo integralmente quelle cartacee tradizionali. Le disposizioni ministeriali impediscono infatti ai singoli comuni di procedere all'emissione della carta di identità in formato cartaceo, tranne in casi di documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi oppure gare pubbliche. Il nuovo documento che attesta l'identità della persona consente non solo di identificare il titolare sul territorio nazionale, se valido per l'espatrio, di andare anche all'estero, nei paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto come quello cartaceo, ma è dotato di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici, come ad esempio le impronte digitali. La nuova carta può essere utilizzata, spiegano, oltre che nei modi tradizionali, come l'espatrio, all'estero, anche per nuovi servizi, come ad esempio richiedere l'identità digitale sul sistema pubblico di identità digitale, attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle pubbliche amministrazioni. Il Comune di Rimini ha anche aderito al progetto Una scelta in comune, pertanto i cittadini maggiorenni contestualmente al rilascio del documento possono esprimere proprio consenso oppure diniego alla donazione di organi e tessuti firmando un modulo.